Benvenuti a un nuovo appuntamento con Update Espresso. Questa settimana parliamo di petrolchimico. Il settore vedrà un lieve miglioramento nel 2017, con alcune difficoltà per i produttori e i convertitori europei. Nel breve periodo, i produttori basati sulla nafta beneficeranno ancora dei prezzi del greggio ancora bassi. Nel medio e lungo periodo, il driver principale sarà l'aumento di capacità non solo negli Stati Uniti, supportati dall'agenda di deregolamentazione e dall'allentamento delle normative ambientali dell'amministrazione Trump, ma anche in India e in Iran. La Cina resterà il mercato principale a livello globale, nonostante un rallentamento della domanda e una sovraccapacità in alcuni segmenti. Questo comporterà una sensibile diminuzione dei prezzi del propilene e quindi una maggiore competitività tra i polimeri del polipropilene. Vengono così meno i due assunti che hanno guidato gli investimenti negli ultimi 2 decenni, ovvero la crescita cinese e i prezzi del petrolio sostenuti. Sarà allora una strategia valida spostarsi sempre di più dalla chimica di base a produzioni a basso volume e ad alta redditività per rivitalizzare l'industria petrolchimica europea? Fateci sapere cosa ne pensate e suggeriteci i segmenti su cui vale la pena puntare. Alla prossima settimana con Update Espresso.